Man mano stanno entrando anche tutti quanti coloro che ci seguono, caro Federico. Come dicevo in apertura, parleremo di questa 2 giorni di Champions League e nel caso specifico con te ci soffermeremo soprattutto a parlare di quella che è stata la partita del Celtic Park, che ha visto protagonista la Lazio con la formazione biancoceleste che ha vinto per 2-1 nei minuti finali. La partita la mettono in cassaforte. Pedro su assist di Guendouzi con un destro telecomandato, ma è stata una gara di vera sofferenza. Possiamo dire a chiare note, Fede, che la Lazio non ha giocato bene, ma in questa gara contava solo vincere e la vittoria è arrivata. Prego. Assolutamente Francesco, ci sono due dati importanti da sottolineare in questa partita. Il primo dato è che è la prima vittoria in rimonta della Lazio dall'inizio della stagione, o meglio, anche nella partita precedente con l'Atletico Madrid con il gol di Provede nella prima giornata si è riuscita a recuperare, ma hai guadagnato solamente un punto, mentre questa volta è la prima volta della stagione dove sei in svantaggio e riesci a pareggiare e addirittura a ribaltare la partita. E poi il secondo dato importante è che, insomma, secondo me anche il discorso dell'abbraccio finale dopo il gol di Pedro arrivato al 95esimo minuto, dove tutta la squadra, compreso anche l'allenatore, il direttore sportivo Fabiani, tutti quanti mi ha dato un senso di grandissima unione, nel senso che, e poi terza e cosa è più importante, lo sappiamo benissimo, Francesco, nel calcio contano i risultati. E purtroppo possono cambiare l'inerzia della partita. Io credo che la Lazio fino a questo momento sta facendo un campionato secondo le sue aspettative, ma mancano sicuramente le partite con Lecce e Genoa, dove veramente mancano quei 6 punti che ti permetterebbero di stare nel gruppone a ridosso delle grandissime, quindi delle milanesi, aggrappato all'Atalanta, al Napoli e tutto quanto. Atalanta che oggi ha vinto appunto in Europa League, prossimo avversario della Lazio, però ho visto una squadra di carattere, una squadra che non ha mollato mai e che comunque, allora ti faccio subito il mio elenco dei migliori in campo di ieri, Vecino e Pedro sicuramente sono i due giocatori che meritano un novero anche di questa della loro presenza insomma tra i migliori in campo, ma ho visto anche una difesa gol a parte molto buona nella coppia centrale formata da Patrick e Romagnoli. Patrick che addirittura ha chiuso la partita con la fascia di capitano, un giocatore degnoso. Ti chiudo con un ultimo appello, in questo caso che voglio fare alla società, proprio visto che poi ci sarà la sosta e contro l'Atalanta sarà una partita dove la spinta del pubblico sarà fondamentale. Spero che possano ritornare i prezzi popolari nei settori popolari, quindi parlo di distinti e curva, soprattutto Maestrelli, dove i prezzi di 40 euro a persona, compreso anche l'under 16 a 25, significa che se una famiglia vuole andare a vedere la partita deve spendere 105 euro. In un momento di recessione economica, gli abbonati devono essere tutelati, ma i prezzi popolari dei settori popolari devono restare popolari. E lo spero che sarà insomma una bella cornice di pubblico anche per Lazio-Atalanta. Tra le altre cose, Fede, mi hai dato svariati assist che andremo ad analizzare man mano, perché poi ti soffermavi sulle prestazioni sia del reparto che dei singoli. Sono perfettamente d'accordo con te per quanto riguarda la difesa. Soprattutto sono stupito dalla prestazione di Patrick, anche se poi anche in passato aveva sfoderato prestazioni così, però poi farli in Europa in una partita Detto che sulla carta può essere. il Justin Bieber di Formello, io l'ho sempre ribattezzato così ormai. Sì, tra le altre cose poi a me dispiaceva che poi la partita si era incanalata su binari sbagliati, perché poi dobbiamo dirlo, bene la difesa, ma il gol di Kyogo Furuhashi arriva da uno svarione di Romagnoli, però poi alla fine questo vale nulla, perché poi la Lazio ha portato a casa la vittoria e tutto sommato poi la difesa ha retto bene. Mi soffermo sull'altro assist che mi hai dato, la prestazione di Mattias Vecino, perché poi queste sono le sliding doors del calcio, vale a dire che il giocatore uruguaggio era praticamente sul punto di partire, addirittura nell'ultimo giorno di calciomercato, destinazione Galatasaray, però
nelle gerarchie di Sarri questo non poteva mai accadere, e non è la prima prestazione di livello che sfodera, perché con il Torino è stato decisivo con un gol, anche con l'Atletico Madrid è stato uno dei migliori in campo. Quindi Vesino, che poi, visto che la Lazio poi è anche folta a centrocampo, nessuno si aspettava che potesse scalare le gerarchie in questa maniera, ma alla fine ci è riuscito. Assolutamente sì, però Francesco, sai, in un momento di grande difficoltà, ti parlo di Maurizio Sarri, no? Vista la situazione, anche diciamo un po' tra virgolette una guerra fredda che si è venuta a creare con il presidente Rotito, anche nonostante il comunicato del primo agosto, dove c'era una comunione di intenti, un'unione di intenti per quanto riguarda il discorso della campagna acquisti, poi smentita dall'allenatore nelle dichiarazioni post Milan-Lazio, dove ha detto: io ho chiesto A e B, mi è arrivato X e Y, insomma, quindi... in merito a questo lui si è affidato ai fedelissimi, cioè Vesino è un giocatore che lui conosce molto bene dai tempi dell'Empoli, lo ha allenato, quindi lo ha avuto sempre, e quindi gli ha tirato fuori le castagne dal fuoco. Io devo dire che con lui in campo, in cabina di regia, con presenza di Luis Alberto e Camada, due giocatori volti più a fare, diciamo, a fare la fase offensiva che quella difensiva, si è creato maggiore equilibrio, perché è quello che cercano tutti gli allenatori, anche se, e che sta mancando. Camada, anche se poi su Camada, cioè, bisogna dire che da mezzala destra non è che renda benissimo. Ma nel frattempo diamo anche la buonasera all'altro ospite, Andrea, James, Gabrielli, dai forte, ha scritto come dicitura. Ci spodera un nuovo cappello. Grande Andrea, buonasera innanzitutto. Prego Federico, continua e poi diamo la parola anche a Andrea. Buonasera a tutti, sì, prego, continua, scusami. Ciao Andrea, buonasera e benvenuto. Buonasera. No, niente, sì, no, dicevo, quindi ha trovato un po' più di equilibrio, ecco, per caratteristiche magari, ecco, è un giocatore un po' più fisico, un po' più compassato, ha caratteristiche diverse magari rispetto a Rovella, ma infatti, come ha detto anche lo stesso Sarri, difficilmente vedremo un centrocampo composto da Camada, Rovella e Luis Alberto, cioè sono un po' incompatibili, perché devi andare a cercare sempre un po' di equilibrio, cioè quella è la parola d'ordine, quella che sta mancando rispetto alla Lazio dello scorso anno, capace di essere la seconda difesa meno battuta del campionato, dove però tutti si aiutavano e c'era un equilibrio perfetto, dato anche da un giocatore come Milinkovic-Savic, di cui tu oggi non hai a centrocampo un giocatore che ha le caratteristiche simili al lavoro che ti poteva fare il serbo. Ecco, Camada è un giocatore completamente diverso, un trequartista trasformato in mezzale, infatti è uno che si propone spesso, ma che anche ieri, secondo me, insomma, io gli do un 5,5, ecco, non ha giocato una grandissima partita. Però alla fine, insomma, poi si è gettato nella mischia, si è sacrificato anche lui, però deve ancora entrare bene nei meccanismi sarriani. Diciamo, e qui vengo anche da te Andrea, partita brutta da vedere, Sarri, poi c'è anche chi l'ha criticato, però poi i fatti gli hanno dato ragione, perché quantomeno i cambi li ha indovinati, perché è uscito Zaccagni, è entrato Pedro, che è stato decisivo con il gol al 95esimo, è uscito Luis Alberto, che aveva giocato bene, ma poi è entrato Guendonzi, che ha fatto l'assist, quindi poi un allenatore deve essere bravo anche in questo, no? Ma il merito, secondo me, è stato quello di cambiare l'inerzia della partita, perché i primi 10 minuti ci hanno giocato a Torello. Sì, sì. I primi 10 minuti, gli altri, che sono più scarsi, giocavano a due tutti. Hanno fatto, no, ma andavano anche più veloci. Hanno fatto 10 minuti di Torello. Sei presente quando per Torello? Hanno fatto 10 minuti di Torello. Alza un attimo il microfono, perché qualcosa. Ti sentiamo un po' basso. Non so, aspetta che provo a controllare. Allora, provo semplicemente ad alzare la voce. Dico, okay. Sono stati 10 minuti di Torello, come se i giocatori della Lazio non si fossero riscaldati, fossero rimasti nello spogliatoio. Non poteva andare. E da gente che so che era allo stadio mi dicevano che Sarri erano proprio dietro la panchina, era furibondo e fuori di testa. Chi era? Salvatore? Salvatore. Sì, vabbè, lo possiamo dire, un nostro opinionista che tra le altre cose doveva essere anche qui, ma sta poco bene, quindi insomma ci dispiace, ma lo recupereremo nella prossima puntata. Avrà brindato alla vittoria con qualche Guinness di troppo, ecco, via. No, ma in realtà Salvatore penso che tu l'abbia conosciuto, lo conosci Boemi? Boemi è interista, però vive in Scozia, fa il giornalista in Inghilterra e Scozia. Come no? Sì, ci eravamo collegati anche l'altra volta, sì, ho capito benissimo.
e dice come si chiama, Sarri era furibondo. Sarri, a cui ha tolto le castagne dal fuoco, quello che penso essere uno dei giocatori più decisivi da subentrato nella storia del calcio di alto livello. Pedro? Non ho una statistica esatta, ma Pedro, che sono tanti anni, anche al Chelsea non giocava titolare, entra e gli toglie le castagne dal fuoco. Bravo Sarri a No, ma poi gestirlo. per di più con quella che non è la sua specialità, perché parliamo di un giocatore alto Di testa. 1,67 m, che ha altre caratteristiche e ti fa un gol decisivo di testa al 95esimo. Testa. Però al di là del modo in cui lui ha fatto il gol, si conferma un giocatore freddo e molto abile quando davvero conta. Poi, per carità, possiamo dire quello che ti pare, che quando tu entri gli ultimi 10 minuti, gli altri sono stanchi, quello che ti pare. Però la storia di Pedro ti dice di un giocatore che credo sia uno dei giocatori che ha vinto più trofei in assoluto nella No, sua no, carriera. allora no, ti correggo e lo esalta ancora di più. È il giocatore che in assoluto, escludendo la Conference che è appena nato, è l'unico che ha vinto tutti i trofei europei esistenti. Poi c'è stato Emerson Palmieri, però Pedro ha vinto No, anche ti il rispondo, Mondiale e ha vinto 2 volte l'Europeo. Quindi, insomma, con una battuta parliamo che di. mi faceva sempre mio zio, che è milanista, e lui diceva: sì, e quelli vincono la Coppa UEFA perché noi facciamo sempre la Coppa dei Campioni. Nel senso, poi dopo, se conti i trofei che ha vinto Messi, i trofei che ha vinto Cristiano Ronaldo, Ronaldo magari no, ma quelli che ha vinto Messi probabilmente sono di più e valgono anche di più. No, ma Pedro è un giocatore veramente di un'altra categoria, anche se Però siamo esatto, arrivati un giocatore. comunque a fine carriera. Io l'ho visto allo stadio da vicino più volte. È un giocatore che è di una rapidità pazzesca, destro-sinistro, che oggi come oggi è una rarità trovare giocatori ambidestri. Cioè, io Il penso anche a canario. Mertens, io penso anche a Mertens, no? Ecco, quei giocatori che destro-sinistro fa lo stesso, e oggi come oggi, insomma, possono cambiarti le sorti della partita. Devo dire che lo scorso anno ha tolto anche spesso e volentieri le castagne dal fuoco, ha fatto un buono score, è entrato. Quest'anno sta giocando un pochino, magari un pochino di meno in questo inizio di stagione, ma non è stato benissimo, non ha fatto la preparazione, ha avuto dei problemi, però è un giocatore che ti può essere molto utile e poi quando mette lo smoking, quindi nelle partite che contano, cioè magari dove lui può mettere la sua esperienza internazionale, al di là gol a parte, è un giocatore che per la Champions League può fare veramente comodo. E comunque io credo che il Celtic è, cioè, comunque un campo ostico ed è una vittoria importante che dà morale su un campo complicatissimo, perché bisogna dire questo, insomma, sicuramente a livello ambientale il Celtic Park è uno degli stadi più caldi d'Europa. E naturalmente vincere lì non è così semplice, però No, anche perché la Lazio era la prima volta che ci vinceva, tra le altre cose. esatto. E poi E poi è partita comunque, handicap, eh? Cioè non è che dopo 10 minuti è 1-0 sotto, sì, e la rende ancora più poi difficile, cioè, credo, fino alla fine, perché l'hanno raddrizzata alla fine. ma Comunque, infatti Pedro gli ha poi fatto vincere ecco, l'Europa League a Sarri, eh? Da ti subentrato. volge poi a favore in un periodo anche molto difficile. Il gol di Luis Palma che viene annullato giustamente per fuorigioco, però anche lì quello sarebbe stato il secondo tiro in porta, però ecco, quindi lì ti ha girato anche bene perché l'arbitro è stato, devo dire, molto molto bravo nell'interpretazione e tutto quanto della situazione, quindi è Ecco, andato tutto molto bene. tu pensa che senza la tecnologia poteva finire 2-0 per loro? Probabilmente sì, perché magari ecco sul gol di Perché Luis anche il gol Palma. della Lazio, quando è gol non gol, lì la tecnologia, sai, non c'è l'interpretazione, non c'è niente, benedetta tecnologia, perché poi lì una svista, una cosa, situazione particolare, se non te lo danno tu recrimini tutta la vita perché lo rivedi alla Moviola, ma l'Inghilterra si è vinto il mondiale così. E poi Andrea, un'altra statistica, finalmente anche è arrivato, diciamo, un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che la Lazio è stato, diciamo, un po' la pecca anche negli ultimi anni, insomma, con un calcio d'angolo battuto molto bene con la sponda di testa. Ecco, io penso per esempio alla Roma di Mourinho, che è proprio una delle caratteristiche, una delle loro prerogative, proprio di giocare su questi palloni alti, comunque su calcio d'angolo, su calci piazzati, segna tante volte la Roma tramite questi Adesso sistemi. Poi magari ecco, sono delle caratteristiche diverse, però anche questo è un altro dato
positivo. Però io dico anche questo e chiudo, Francesco. No, no, ti volevo fare un'altra domanda perché sono curioso di sapere la tua opinione. No, finisce poi la giro ad entrambi. No, dico che comunque bisogna, io lo parlo con i tifosi laziali che io conosco molto bene, la piazza e tutto quanto. Ecco, bisogna, a proposito di equilibrio, bisogna trovare sempre un attimino di equilibrio nei confronti di questa squadra. Io, sapete benissimo che cosa penso con l'addossone Lotito. La Champions League è una rarità perché effettivamente ci sono squadre più attrezzate economicamente, più perché hanno maggiore disponibilità rispetto alla Lazio, che si attesta come sesto bacino dei tifosi. Quindi bisogna partire da quel presupposto, però bisogna trovare anche un po' di equilibrio. Adesso non ci si può super esaltare per questa vittoria, bisogna essere contenti e stare vicini sempre alla squadra, ma come non ci si può deprimere per le sconfitte con Milan e Juventus, dove ho sentito di tutto e di più, ma ricordandoci sempre che erano ben 30 anni dal 2018 che non vincevi contro il Milan fuori casa, e che anche con la Juventus l'ultima vittoria è la doppietta. Ma infatti, Fede, credo che, ecco, poi lo hai detto anche in apertura, la discriminante non è tanto il fatto di perdere a San Siro, la discriminante è che tu hai perso punti cruciali all'inizio con il Lecce e con il Genoa, che potevano alterare completamente la classifica. Però è altrettanto vero che poi adesso uno scoglio è stato superato. Però io ho definito, prima della vigilia della partita del Celtic Park, una sorta di trittico infernale Celtic, Atalanta e Sassuolo, dove quantomeno dovevi fare bottino pieno col Celtic perché era pesantissimo, e nei prossimi turni sarà che sono molto esigente, devi fare almeno 6 punti, anche se sono due gare difficili, perché l'Atalanta è forte e perché il Sassuolo è stata una sorta di ammazza grandi, e lo ha dimostrato con la Juventus e con l'Inter. Ma la domanda che ti volevo fare è relativa a Felipe Anderson, perché poi cosa è successo? Perché anche a San Siro col Milan, io ieri è stata una prestazione completamente anonima, dove ha sbagliato completamente tutto. È vero, sembra che abbia preso un po' la camomilla, sai, in questo periodo, perché lui è un po' così. Io ricordo un anno dove effettivamente ha portato la Lazio e ci ha portato alla qualificazione ai preliminari di Champions League con Stefano Pioli, dove segnò credo 7-8 gol e che valsero 24 punti consecutivi per la Lazio, quindi 8 vittorie consecutive con il suo zampino. Ricordo anche un grandissimo gol. Ecco, lui è un giocatore di una classe, al Torino, di una classe, di una potenza fuori dal comune, dove però deve essere assolutamente esaltato al massimo, cioè nel senso deve essere in giornata. Ha fatto 2 stagioni praticamente inamovibile nello scacchiere offensivo di mister Sarri, le ha giocate tutte, forse sta pagando anche una sorta di appannamento dal punto di vista fisico e mentale, perché anche ieri ha ricevuto degli assist molto importanti da parte di Luis Alberto, e in un'occasione a un certo punto avete visto che ha mandato quel tiro fuori, perché lì ci ha pensato troppo, non sapeva se passare o tirare, e poi è uscito fuori un tiro sbagliato. Insomma, è un po' in difficoltà questo ragazzo, ma le doti tecniche sono indiscusse assolutamente. Allora, Boemi sta cercando di entrare, però gli dà errore l'ingresso, non so che sta succedendo perché ci voleva fare una sorpresa, però nel frattempo che Boemi prova ad entrare, Andrea, prego, volevi aggiungere qualcosa su Felipe Anderson? Tra le altre cose, Sarri si è espresso in tal senso dicendo che poi il giocatore macina chilometri anche il riepicamento difensivo, e quindi anche quello può essere un motivo. Nel frattempo sta scrivendo Ha scritto Salvatore, sì, qual è il problema? C'è un errore nel link e bisogna togliere l'ultima lettera. Ok, perfetto. Risolviamo questo grande Andrea in presa diretta. Allora, vuoi aggiungere qualcosa anche te su Felipe? Mi sembra Felipe Anderson che stava in Inghilterra, che era arrivato lì per spaccare il mondo e non bruciava una palla. Beh, oddio, il primo anno ha fatto bene, il secondo è stato catastrofico, però, perché il primo anno lui fa 9 gol all'esterno. Negativo. Sembra, e poi un giocatore molto servito, cioè ieri comunque è stato coinvolto nel gioco, mi sembra abbastanza a parte delle trame offensive della Lazio, è che proprio non riesce a farne molto tutta. Poi magari mentalmente non è un buon momento, e quindi si infila in un vicolo cieco, e anche dura uscirne. I suoi compagni di squadra gli stanno dando una bella mano a
a non fare bene, ecco, non è l'unico sottotono. Ecco, per esempio, anche col Milan. Ci arriviamo, vai Fede, dillo te, dai. Avuto... Tanto... Sì, tanto stiamo parlando di Immobile, tanto questa è la situazione. Allora, io su Immobile... Anche l'altra, posso dire? Io la Lazio non la seguo molto, io sono dell'altra squadra, però io di Lazzari ho tanti incubi con la fascia di Lazzari. Eppure quello visto ieri è uscito esausto dal campo e non mi è sembrato che avesse fatto roba per uscire dal campo in quel modo. Sì, no, però anche lui, insomma, i terzini viene richiesto un grande lavoro anche agli esterni d'attacco nel calcio di Sarri, questo è poco ma sicuro. Su Immobile io dico che questo ragazzo ha tirato la carretta per tantissimi anni, insomma, ricordiamo lo Scarpadoro, il giocatore più prolifico per quanto riguarda la storia della Lazio, è una leggenda per quanto riguarda la squadra biancoceleste. Come tutti gli attaccanti, vive per il gol, quindi quando non segna è normale che hai un momento di grande difficoltà, però sulla titolarità, sul fatto che lui debba comunque essere l'attaccante titolare. E poi io ci metto anche una situazione sicuramente di quest'estate, dove è stato a un certo punto del ritiro di Auronzo Dicatore di fronte ad una scelta importante: restare alla Lazio oppure accettare l'offerta araba che è arrivata veramente, quindi andare a fine carriera a prendersi una pensione dorata, come hanno fatto tanti giocatori, chi più di giovane età, chi meno. Ma anche Luis Alberto gli era arrivata un'offerta importante dal Qatar, poi ha rinnovato fino al 2027. Assolutamente. Vuol dire che parte l'anno prossimo. Non ho capito. No, ho dovuto mutare Andrea perché si sentiva un rumore di sottofondo, ma nel frattempo diamo la buonasera a chi è Celtic Park. Era il baronetto Salvatore Buemi, buonasera. Ciao ragazzi, ciao, come state? Ciao Salvatore. Ciao Fede, come stai? È tutto bene, tu dalla Scozia che mi dici? Dopo questo che... Mamma mia, che spettacolo, guarda, è stata una partita... È stata una partita molto, molto bella, intensa, a me è piaciuta, ovviamente non c'è stato magari quel ritmo. Sento... Franci, si sente? Vai. Non c'è stato magari quel ritmo forsennato per tutti i 90 minuti, però a me è piaciuta veramente, veramente tanto. Prima volta che una squadra italiana della Lazio vince al Celtic Park a Parkhead, quindi poi all'ultimo secondo del 90esimo è stata veramente una bella emozione da italiano, da lì comunque in Scozia, giornalisti, molto molto bello vedere tutta la tribuna stampa esultare, mi è piaciuto molto. Un po' un mal di testa. Sei stato ciccione dal vivo che avrà esultato come non mai. Sì, ho fatto la reaction alla tua reaction. No, è stato bello, mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che l'ufficio stampa della Lazio molto gentile, garbato, veramente ha messo a suo agio tutti i giornalisti, ha dato informazioni, Sarri l'ha fatto venire in press conference quasi subito dopo la partita, hanno lasciato i giocatori in box zone, Vesino, comunque Romagnoli, c'è stato un bel clima sereno alla fine della partita. Diciamo che l'inizio della partita è stato sicuramente non dei migliori. La prima occasione mi avevano chiesto chi era il giocatore da tenere sott'occhio e io avevo sempre detto Furuacci, perché è un giocatore, il 25enne giapponese, che secondo me ha ancora delle potenzialità da esprimere, perché è veramente intelligente, tecnico ed utile, e poi praticamente la sua peculiarità è che si incunea sempre tra le linee e riesce poi a mettersi davanti al portiere a farti il gol, perché lui raramente sbaglia davanti alla porta, sia col Giappone che con il Celtic. Quindi pronti via, subito errore, 1-0, 60.000 del Celtic Park, una roba incredibile, tutti sono rimasti scioccati. Non so se avete visto i miei video delle You Never Walk Alone della partita,
una bolgia incredibile, non era assolutamente facile, però come ha detto Sarri in conferenza post partita, la Lazio è stata brava a rimanere lì, a rimanere sul pezzo, ha iniziato a prendere il pallino del gioco in mano, ha trovato anche in maniera diciamo fortunosa il pareggio con Vesino. Poi sinceramente il secondo tempo, a parte il gol annullato di Luis Palma, una doppia occasione di McGregor all'inizio del secondo tempo, poi la Lazio ha preso il pallino in mano del gioco, anche ha vinto. Beh, quasi c'è stata anche la punizione di O'Reilly, che lì Provedella ha fatto una super parata, quella magari infatti, tra O'Reilly e McGregor quella è stata un bel 1-2 che la Lazio ha saputo gestire. E poi la Lazio comunque l'è andata a vincere con i cambi, ragazzi, gli esterni male ieri, sia Zaccagni che Felipe Anderson, per me i peggiori in campo per distacco, perché non stavamo dicendo soprattutto di Felipe Anderson ha sbagliato tutti i palloni, ragazzi, tutti. Sarri era imbufalito per tutto quello che ha fatto, non ne ha azzeccata una, dribbling praticamente, non so se vi ricordate, verso la fine del primo tempo lui doveva praticamente gestire un pallone, va a cercare un tunnel contropiede del Celtic. Sarri era imbufalito, ero lì davanti a lui, quindi ho visto tutto, ho visto la partita e la partita. Ma devo dire che poi degli appoggi sbagliatissimi, numeri così frivoli che non serviva a niente quando serviva concretezza. Un altro che non mi è piaciuto è Kamada, anche se come dicevi tu prima poc'anzi è fuori ruolo, ha avuto un contropiede da gestire 4 contro 3 praticamente. Lì sì, ha sbagliato, è vero. Al posto, guardate, dallo stadio noi abbiamo detto tutti e gol, perché era proprio davanti a Joe Hart, la doveva tirare in diagonale, tirava diagonale, era gol. Invece l'ha passata in mezzo, e poi Scales, che secondo me è stato il migliore del Celtic, il difensore, che tra l'altro non è neanche titolare, ha fatto una bellissima chiusura lì. Poi la Lazio l'ha vinta con l'esperienza e l'ha vinta con la panchina, con Guendouzi e con Pedro. Ah, ragazzi, io faccio una domanda a tutte e tre, vado in ordine di individual, vado prima da Federico, perché secondo me in apertura Federico ha detto tutte cose importanti, ma adesso mi è venuta in mente anche questa, perché spesso il destino di un allenatore, di una squadra, ci possono essere gare spartiacque che lo determinano. Mi viene in mente ad esempio la famosa partita con l'Atalanta per Simone Inzaghi, dove lui perdeva 3-0, poi la pareggia 3-3 e lì inizia la corsa scudetta della Lazio, laddove poi il Covid ha un po' fermato tutto quanto. Io credo che adesso l'esito ovviamente non sarà quello, però magari poniamoci l'interrogativo sul fatto, qualora la Lazio l'avesse pareggiata o persa questa partita, io dicevo era importante vincerla, quindi anche per il destino di Sarri è stata una partita fondamentale, perché tu a livello morale, a livello di attitudine mentale, le partite con l'Atalanta e con il Sassuolo e anche il proseguo della Champions lo vai a affrontare con tutt'altro spirito, Fede. Assolutamente, no, ma i risultati sono la miglior medicina nel calcio e può essere importante. Se tu hai citato quella partita, infatti poi la Lazio fece 27 risultati utili consecutivi, perdendo poi la partita di ritorno contro l'Atalanta 3-2 in pieno Covid. Però ecco, come posso dire che insomma ci sono state tante partite svolta comunque che possono cambiare l'inizio. Io questo non lo so, perché siamo comunque all'inizio della stagione e ogni anno, ogni stagione ha una storia a sé, quindi va resettato tutto, si resetta tutto. Però è chiaro che insomma la Lazio è un po' indietro in campionato rispetto a quelle che sono le sue aspettative, ma c'è tutto il tempo per recuperare. È chiaro che adesso arrivano questi due impegni in campionato molto complicati, e poi tra la sosta e il Sassuolo si va comunque fuori casa a De Kuip contro il Feyenoord, che praticamente non perde mai in casa, e quindi che può essere una sfida già decisiva proprio per il girone di Champions League. A questo punto, ma oltretutto poi ieri è passato due volte in vantaggio con l'Atletico, sì, e poi ha perso perdendo poi per 3-2. Però ragazzi, insomma, è ancora l'inizio. Diciamo che secondo me la Lazio è un cantiere aperto, c'è scritto fuori lo spogliatoio work in progress,
per cercare di metabolizzare al massimo l'assenza di Milinkovic e Savic, cioè di un centrocampo ben oleato, e sul fatto che comunque i giocatori, i centrocampisti, per entrare nei meccanismi di Sarri ci impiegano più tempo, calcolando anche che i nuovi arrivati sono arrivati di fatto ad agosto, a due settimane dall'inizio del campionato. Quindi qui bisogna mettere insieme tutti questi ingredienti e capire che questa stagione è iniziata in questa maniera qui, ecco, anche con molte, meno male che sono arrivati, perché in passato certi acquisti non arrivavano proprio, quindi... Assolutamente, no, ma infatti sono arrivati, ma come giusto che sia, insomma, che potessero arrivare anche questi giocatori, insomma, ecco, tutto qui. Andrea? Comunque, sì, vai, posso aggiungere? Sì. Prima se vi sentivo, no? Andre diceva che praticamente per i primi 10 minuti la Lazio non ci ha capito niente perché il Celtic faceva tonnello, no? E praticamente magari voi avete pensato che era dovuto a un fatto fisico, però non so se l'hanno detto in TV, ma dallo stadio i 10 minuti prima della partita c'è stato un piccolo problema per Lazzari, dove praticamente mentre si faceva una specie di torello fra diciamo i titolari, dopo che c'è stato il torello ha iniziato a fare una serie di tiri, e mentre Lazzari ha scoccato il tiro si è accasciato per terra c'è stato praticamente detto che ha avuto un problema muscolare. Allora, che cosa è successo? Tutti quelli del Celtic si allenavano mentre tutti quelli della Lazio sono andati a sincerarsi per delle condizioni di Lazzari. Quindi che cosa è successo? Che tutti si sono fermati, anche quelli della panchina sono andati tutti da là a rincuorarlo. Lui ha stretto i denti. Sarri è stato chiamato subito in fretta e furia da Sinibaldi, che è praticamente l'addetto stampa. Sì, lo conosciamo. Luigi. Esatto, correndo per tutto il Celtic Park. È stata una scena fantastica. E poi alla fine Lazzari è rimasto in campo, però col senno del poi la disamina di Andrea è una disamina giusta, perché veramente per i primi 10-15 minuti la Lazio non ci ha capito nulla, e può essere anche dovuto al fatto che si è stata interrotta da questo piccolo problema che è occorso a Lazzari, però poi per fortuna nulla di fatto. Ma per io ho contato 5-6 minuti, sono stati là, l'hanno cercato di massaggiare, fisioterapisti, hanno fatto, mi ricordo, scaldare Marusic, volevano fare un cambio modulo, per 5 minuti c'è stato... Infatti Marusic al posto di Lazzari poi. Esatto, c'è stato un pochettino di parapiglia all'inizio, quindi questa cosa che ha detto Andre può essere assolutissimamente una di quelle cause, tra cui i giornalisti scozzesi chiedevano se fosse Immobile, perché avevano paura di Immobile. Allora noi all'inizio sembrava Immobile, però poi alla fine Immobile si è avvicinato. La percezione che hanno all'estero, perché poi in Italia... No, vabbè, ma tutti qua avevano paura di Luis Alberto e Immobile. E poi chi è andato a fare il gol? Vesino e Pedro. Il calcio è strano, però sinceramente il Celtic ha fatto una buona partita. Magari non, assolutamente non meritava di perdere, però il calcio è così, ragazzi. Il Celtic campionissimi non ne ha, e il Pedro è un campione. Poi un attacco tutto asiatico, il tridente tutto asiatico. Ma comunque ti do un dato, per la prima volta nella storia della Champions League ieri c'erano in campo 4 giapponesi. Vediamo se sai chi sono. Maeda, Furiashi, Kamada e l'altro? Reo Atate. Reo Atate. Prima volta nella storia della Champions League, mai successo. Ma 4 Tamagotchi. Quello che ha segnato è un Tamagotchi. Adesso io gli voglio bene, non se devo offendere, ma quello che ha segnato è un Tamagotchi, ha spuntato da sotto l'erba, boom, gol. Furiashi. Ma che tra le altre cose poi ci avevi raccontato che Furiashi già prima di questa partita 2-3 anni fa l'aveva cercato proprio la Lazio. Ha cercato Simone Inzaghi come quarta scelta, Iglitare e Simone Inzaghi lo volevano come quarta scelta, e Celtic gli ha sparato alto, gli ha detto no. Poi la Lazio ha sempre cercato in Scozia un Alfredo Morelos detto il Buffalo, e i Rangers gli hanno detto no, e alla fine arrivò Caicedo. Ma, quindi, ma senti, non il Buffalo, ma mi farei... come,
Invece voglio sapere l'umore lì dei tifosi, al di là di questo anche dei giornalisti scozzesi, perché ho visto dei Italian Sob, ho visto hanno fatto dei titoli incredibili proprio. Molto adirato, giustamente perdere al 90esimo una di queste partite con una Lazio che comunque bisogna essere anche la percezione che c'è all'estero delle squadre italiane, sì, Inter, Milan, Juve, ma anche Lazio, Roma, Fiorentina sono considerate le cosiddette Italian Giants, cioè le giganti italiane. Andrea lo sa benissimo perché vive a Londra, quindi lo sa come ragionano qui. Devo dire che erano ovviamente adirati, delusi, ma anche Brendan Rodgers in conferenza stampa, l'allenatore del Celtic, ha detto: queste partite se non le riusciamo a vincere non dobbiamo perderle. Complimenti alla Lazio, però peccato perché comunque adesso il Celtic alla vigilia della partita, Maurizio Sarri l'ha considerata la mina vagante del girone e adesso è l'unica che è a 0 punti. Il loro obiettivo ieri l'ha detto in conferenza stampa Brendan Rodgers: il nostro obiettivo adesso è qualificarci per l'Europa League. Sarà tosta perché il Feyenoord non è una squadra. Hanno già perso uno scontro diretto con gli olandesi. Hanno perso uno scontro diretto, sì, però l'hanno perso lì. Però il Feyenoord ha detto: non è una squadra che è una squadra che è abituata a questi palcoscenici, sarà dura. Vediamo. Poi, ovviamente, da buon samaritano ha detto: ci sarà il campionato, ci saranno col St. Johnston. Quindi, ma c'è anche il campionato per la Lazio. No, in Coppa di Scozia hanno perso. Il Kilmarnock ha battuto 2-1 il Celtic un mese e mezzo fa, quindi questo è il campionato. Quindi il Kilmarnock ha già vinto col Celtic. Kilmarnock ha già vinto sia col Celtic che col Rangers. Ma tra le altre cose c'è un ex Kilmarnock che farà la Got League, avevo letto, però questo è un altro discorso. Io ho commentato un post perché... quelli della non so di che squadra sia, non mi ricordo che squadra è, però Manuel Pascali, per fare un pochettino di Amarcord, è l'unico italiano in Scozia con Lorenzo Amoruso ad entrare nella Hall of Fame di una squadra scozzese. Lorenzo Amoruso con i Rangers, l'unico italiano, e Manuel Pascali, l'unico italiano nella storia del Kilmarnock. Quindi rispetto per Pascali.